A fronte di 336 domande, in calo di 30 unità rispetto allo scorso anno, dall'elenco degli ammessi agli asili nido di Pescara sono rimasti fuori ben 187 bambini, di cui 142, la stragrande maggioranza, residenti nel capoluogo adriatico, a fronte dei 152 ammessi. Numeri altissimi per il gruppo consiliare del Partito Democratico, che denuncia una situazione difficile che complicherà di non poco le vite di molte famiglie pescaresi e non, come sottolinea Piero Giampietro, consigliere comunale del PD. Per la prima volta scende il numero di domande di iscrizione, ma addirittura aumenta quello dei bambini in lista d'attesa. Questo perché il centrodestra probabilmente o non ha potuto o non ha saputo mettere mano a un problema, perché ad esempio quest'anno, senza averlo detto mai ai pescheresi, hanno scelto di non rifinanziare quella convenzione che permetteva al comune di andare appunto in convenzione con i privati proprio per abbattere le liste d'attesa. E in più la scoperta molto amara è che dei nuovi asili nido che stanno costruendo e che noi diciamo da sempre che dovevano essere costruiti al trove, per questi nidi non è prevista ancora nessuna assunzione nei piani pluriennali del comune, il che vuol dire che questi asili nido rischiano di essere completati ma di restare chiusi a lungo perché non c'è traccia di una idea di gestione di questi asili nido. Quindi queste centinaia di famiglie che oggi sono fuori dai nidi rischiano di appunto restare senza alcuna risposta. Di che numeri si parla? Sono 152 quelli rimasti fuori, ovvero il 55% del totale delle domande, un numero altissimo. Tra l'altro la maggior parte delle persone rimaste fuori è residente a Pescara. Questo dimostra anche il fatto che la risposta data dal centrodestra, quella del prima i pescheresi, con la quale hanno cercato di far finta di aver risolto il problema limitando le iscrizioni per bambini non residenti a Pescara, è stato un buco nell'acqua, perché a conti fatti moltissimi sono comunque rimasti fuori. La situazione evidentemente è destinata ad aggravarsi con la costituzione della nuova Pescara, che aumenterà in maniera esponenziale il numero dei richiedenti. È stato sottolineato durante la conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche Marco Presutti e la neoeletta Michela Di Stefano. La soluzione quale sarebbe? Come PD cosa proponete? Intanto la Giunta, quando sarà costituita, dovrà subito far fronte a questo problema, anche facendo fronte a fondi di bilancio, perché ovviamente questa risposta va data immediatamente, attivando ad esempio da subito le convenzioni con i nidi privati e facendo partire subito le procedure per la gestione dei nuovi nidi a partire da nuove assunzioni, perché non possiamo permetterci di aver sventrato quattro parchi cittadini per poi avere dei nidi che restano a lungo chiusi.